110 bare, una per ogni pezzo di attrezzatura rimasto inutilizzato nell'ultimo anno e che ogni giorno perde di valore nei magazzini. I lavoratori del mondo dello spettacolo alzano il tiro e riempiono Piazza Prefettura a bari di sepolcri bianchi sulle note di un requiem. Il nostro lavoro si basa sull'utilizzo di tecnologie, per cui tutte le aziende nella fase di preparazione, che è corrisposta esattamente ai giorni prima dell'inizio della pandemia, avevano fatto degli importanti investimenti. Noi lavoriamo con tecnologie di ultimissima generazione che soprattutto sono soggette ad una obsolescenza molto rapida, per cui i nostri investimenti in questo momento fermi in magazzino stanno perdendo una grossa parte del loro lavoro e del loro valore, e questo significa una perdita economica molto importante che difficilmente riusciremo a recuperare, che poi unita alla mancanza di commesse ci sta complicando molto la condizione in cui stiamo in questo momento. Accanto alle bare un libro per raccogliere le testimonianze di tutti i partecipanti da inviare al governo. Su questo libro firme ognuno di noi metterà il proprio, ogni azienda metterà il proprio timbro e la propria firma. Naturalmente anche voi siete invitati a lasciare un segno. Abbiamo intenzione di far recapitare questo libro al ministro Franceschini per fargli capire, per dargli un segno importante di quello che sta succedendo. Una protesta forse discutibile, tanto che gli stessi organizzatori ci tengono a specificare la differenza con i veri morti. Questo è solo un simbolo e non ha niente in relazione con i veri morti che la pandemia ci sta lasciando, purtroppo.